È tornato l'MCU e sono tornate le streghe. Adesso abbiamo anche le streghe. Signori, parliamo delle prime due puntate di Agatha All Along, nuova serie con protagonista che è Trian, che parla della cattiva di WandaVision, che è la prima serie della Marvel. Come sapete, non è consueto che io parli di una serie TV perché ne seguo davvero poche, non è consueto che magari parli di MCU, ma comunque, diciamo. Ormai ho visto le altre, che fai? Non vedi altra, quindi comunque ne parliamo delle prime due puntate oggi e poi parleremo della serie finale come recensione sul canale quando uscirà. Dovrei fare la stessa cosa anche col pinguino, quella mi interessa, uscirà domani, ambientata nel mondo di The Batman. Comunque, allora, una problematica che dico sempre all'MCU è che ormai si sono spinti così oltre che davvero tra poco introducono anche Pingu e la Pimpa, perché davvero c'è qualunque cosa. Adesso ci sono anche le streghe, c'è un universo che ha un equilibrio di potere davvero, davvero sbilanciato. E in generale è un universo che dovrebbe prendersi molto meno sul serio, come sta ovviamente facendo. Una cosa che mi ha fatto ripensare questa serie è che quello che viene definito come diciamo la grande caduta dell'MCU, quindi dopo Endgame, poteva anche essere un grande punto a favore perché comunque vuole sperimentare. Questa serie tende a essere molto simile a WandaVision per certi punti, solo che non c'è quella topa della Olsen, ma non riesce perché il personaggio è anonimo. Chi cazzo se ne frega? Davvero sembra la congrega che li forma. Sembra il gruppo delle sfrattate, sembra davvero un ennesimo prodotto dozzinale, un po' come è stato con... sì, ecco, è come è stato con Echo, è proprio un prodotto fatto che non serviva assolutamente per niente chiesto e si vede. Il problema è, ragazzi, ogni film, ogni serie nasce da una storia che magari qualcuno non aveva richiesto, ma si vede quando tu fai una storia solamente per... Far numero, è un film che dovrebbe aggiungere qualcosa, aggiunge questo tono spiritico, soprannaturale, ma non riesce mai a esserlo, anzi è davvero davvero cringe per certi versi la serie, è davvero una serie imbarazzante per certi punti, sono personaggi che sono ridicoli, ci sono battutine da quattro soldi, io non capisco davvero dove ci sia il fascino per una serie su Agatha. Non capisco, è proprio una trovata marketing che va contro il mio. Non mi sembra che ci sia la gente che si è strappata i capelli per quel personaggio che diceva cazzo Agatha appare in Deadpool e Wolverine. No, me lo sto chiedendo. Poi io, dai trailer, dal marketing, mi aspettavo di vedere un boiaio, un troiaio immondo. È brutta, mettiamola così, per ora è brutta. Non ho visto robe orribili. Riesce comunque a bilanciarsi con delle trovate interessanti. Anche qui si vuole riprendere un po' l'aspetto. Solo che se magari in WandaVision era sitcom, qua si è voluto fare un po' il true detective della situazione, almeno nella prima puntata. Per quanto già dall'inizio sai che è tutto fittizio. La seconda mette tanta carne al fuoco. E sinceramente io quello che stanno facendo non lo sto capendo appieno. E non parlo di passaggi narrativi perché. Ragazzi, se segui, a meno che non sia confusionario, vabbè, non capisco tutta questa carne al fuoco messa, tutte queste vie di personaggi, tutto questo mistero che c'è attorno al personaggio del ragazzino che dovrebbe essere il figlio di Wanda, Billy, che compariva già in WandaVision, tutti questi nuovi personaggi, anche una vecchietta che già appariva in WandaVision, che è Stona, quindi... Ragazzi, è davvero una serie scarsa. La regia non è che brilli, se non per 2 o 3 volte non mi è capitato di guardare al lato tecnico. E in generale la storia mi sembra davvero un ehi, dobbiamo scrivere questo di questo, facciamolo, va bene, ok? È di una pigrizia anche la storia, però effettiva per una serie che potrebbe anche essere magari un po' più bizzarra. Vediamo un po' perché loro dovrebbero percorrere questa via per prendere i poteri di Agatha. Ma vediamo un po', cioè io vorrei vedere un po' di bizzarria. Ricordiamoci che queste serie si sminchiano in men che non si dica. Io mi ricordo ancora, e ho i traumi impressi sulla pelle, di Secret Invasion, che all'inizio, oh mio Dio, ma l'MCU sta facendo le cose dark! E poi alla fine diventava Power Rangers con quell'altra lì, Emilia Clarke,
che prendeva tutti i poteri. E questo è il problema dell'MCU odierno, che vuole sperimentare, ma non riesce mai a farlo bene, non riesce mai a farlo appieno. Paradossalmente, WandaVision è stata una trovata interessante, alla fine una serie buona, ma a me, per dire, è piaciuta anche Loki, la seconda in particolare, la seconda stagione a me di Loki è piaciuta, a me è piaciuto Guardiani, ma basta. Il resto è davvero, davvero o limitante o limitato. Si va avanti e quindi mi tocca dirlo, questo video alla fine ha questa utilità che hanno tutti gli YouTuber in più, si tocca andare avanti solo a Reddit, Cameo, 4chan, quindi qualunque, ormai non sono film, sono eventi organizzati, deve esserci Tizio Caio di un film che hai odiato perché deve farti urlare, anche qua ci sono gli easter egg, c'è gente che dice, ma Scarlet Witch è morta, o forse no, chi lo sa, stanno 37 volte a ripeterlo, io dico cazzo vai avanti con la narrazione. Poi c'è anche Aubrey Plaza, non me l'aspettavo, che tra l'altro fa un parallelismo interessante perché lei e Elizabeth Olsen insieme hanno fatto Ingrid va ad Ovest. Non chiedetemi perché conosca così a memoria la filmografia di Elizabeth Olsen, vedremo domani col nuovo film Netflix suo che arriva, ma è tornata, no comunque. Quindi chiudo dicendo che è una serie che ho trovato abbastanza cringe, ho trovato abbastanza ridicola e inutile. Poi ha ancora dell'integrità narrativa, quindi per smontarla non è ancora il momento, non vi preoccupate. Se vogliamo smontarla la smontiamo, ma la smontiamo con calma. Per ora è semplicemente una serie molto confusionaria e confusa che mi ha disorientato parecchio, sincero, tutte queste informazioni messe insieme. Tutto questo lato della Marvel che non c'era, vi ricordo che girano davvero lì gli Eterni, i lupi mannari, i mostri della palude, degli alieni giganteschi. Ormai si è davvero perso il controllo. Secondo me, Kevin Feige ha perso un po' le redini di ciò che ha attorno. Poi so che c'è stato un cambio di gestione, che stanno provando a limitare un po' tutto questo, e dovrebbero essere prodotti figli della vecchia gestione, che era cazzo, ma l'hai visto il passante terrorizzato in Hulk? Facciamogli una miniserie. Quindi vediamo un po'. Io ripeto, per me roba di questo genere andrebbe cancellata. Non perché magari ora sia l'abominio, per ora dell'MCU hanno fatto, soprattutto recentemente, soprattutto in ambito serie TV, roba peggiore, però la trovo una serie davvero, davvero più che. Più che una merda, trovo una serie davvero anonima per ora. Le do il tempo di migliorare, le do anche il tempo di peggiorare. Noi ci vediamo qui a fine stagione a tirare le somme. Arrivederci, signori, al prossimo video.